What's up, signori? Sono Johnny Creek e benvenuti a questa straordinaria, epocale, magistrale, pazzesca giornata numero 9 del campionato Foot FIFA. Me la godo. Non c'è di fianco a me Beppe Bergomi, ma c'è una persona più sexy, un aspetto ancora più soave e più tettoso della squadra. Sì, dai, va bene, Johnny, va bene, bella raga. Allora, non perdiamo tempo, perché tu ti stai un attimo nascondendo dietro queste cose, perché qua la classifica parla chiaro. Sei in fuga solitaria, ma non così tanto solitaria. Ma sento la tua presenza, Just. Senti la presenza da dietro, che sta arrivando. Sento che preme. È lì a 2 punti da te. Ma dietro a noi abbiamo comunque un gruppo solido di avversari che non ci vuole lasciare andare avanti. Eh no. E oggi ci sono delle partite molto importanti. Infatti tu affronterai il buon Battle, io affronterò il buon Dread, Zamp contro Frax e Gabbo contro Deluxe. Quindi, a mio avviso, essendo soltanto la seconda giornata di ritorno, questo campionato potrebbe finire in modo assurdo. È ancora lunga, è ancora lunga e pericolosa la storia. Però io non mollo. La partita che conta per me è quella dove devo affrontare te. Infatti, che tra l'altro è l'ultima giornata. Io ho paura di cosa possa succedere in quella partita. Io ti drogo, ti metto in Rufinis come una notte da leoni. E il giorno dopo giochi di merda. Può essere. Comunque, andiamo dentro a vedere le partite. Johnny, se sei pronto, iniziamo a commentarle. Sì, sì, commentiamo. Commentiamo. Prima partita del campionato, signori, che vede fronteggiarsi lo Spippados di Zamp contro Gullit di Frax. Sarà una bella partita, anche perché comunque ricordiamo che c'è James Rodriguez nero, eh. Attenzione, sì. Frax subito avanti, tiro a caso, fuori di poco. Cosa mi dici delle due squadre, Teo? Come ti sembrano? Ma sono due squadre... intanto, mentre stavamo parlando, il gol di Frax. Manco il tempo! Hanno fatto delle clip incredibili, un secondo di azione, gol! Memphis Depay, subito così, ma Zamp non molla. Sono due squadre molto carine. Quella di Zamp è forse sottovalutata, che infatti vedi una pari. Ragazzi, ma qua c'è... Bella. Guardate il casco di Varane, intanto, di Valderrama, con Quadrato, come esultava. Zamp è forte... Però diciamo che una pecca incredibile di Zamp è il portiere, ragazzi. È il portiere, sì, ma il resto della squadra a me non dispiacerebbe. No, anzi, c'è anche Quadrato che ha 5 ferri di skill davanti, sarebbe molto figo da giocare. Che cosa si è mangiato Valderrama in quella cosa? Zamp lì stava esplodendo. Avrà cominciato sicuramente a urlare. Attenzione però, JJ Quadrado, incredibile. Mamma, che gol! Il classico Ronaldo Chop di Zamp, soltanto quella sa fare e a volte gli funziona, è incredibile. Sta zitto, no? Anche se hai 2 skill in croce, te. Infatti uso sempre le solite 2 e funzionano. Usi sempre le stesse skill lì, B più A, cerchio sì, X. Sì. Attenzione, Valderrama penetra. No, che tiro ha fatto. Il magnetismo della palla, ancora Valderrama, attenzione Martinez. Niente. Salva Frax la situazione, ma ancora Zamp in attacco. Al 45esimo, ancora buona. Guarda che Freddy Guarin c'ha il piede, eh. Occhio Castiglio, attenzione. Occhio Castiglio. Cosa sta facendo? Vabbè. Dai. Cos'è sto gol? Vabbè, dai. Attenzione, 3-1 per lo Spippados. No, contro... Si è girato bene, per carità, però insomma questa deviazione un po' fortuita sul finale ha fatto 2 deviazioni, mi sa, più 3 del portiere. 3, 4, insomma, tante. Però attacca ancora, quindi direi che per il momento è quasi meritato il vantaggio di Zamp, infatti ancora. Che poi Zamp c'ha una formazione che se tu vedi tipo muta nel campo, cioè Valderrama dovrebbe essere COC ma lo trovi ovunque. Cioè trovi il casco giallo ovunque. È un po' onnipresente. Esatto, un po' come il Cavani del FIFA 14. Mamma mia, qua cosa sta rischiando. Zamp la porta a casa per 3-1. Attenzione. 3-1, il buon Zamp si porta a 3 punti in più. Questa me la lascio io, me la prendo io con la forza, perché devo commentare quello che è successo tra te e il buon Danny Battle. In una parità incredibile sulla carta, spettinati contro i senza Benzier. Griezmann parte subito, destra e sinistra. La difesa, cioè, non lo ferma. Griezmann è bugat palo. What the fuck? Lì ragazzi dovevate sentire le urla di battaglia, perché è il bug, è tutto un bug. Ma con Griezmann è possibile, zio, perché quest'anno è illegale Griezmann. Attenzione, Pogba si muove bene, il tiro di Pogba, la parata. Che gol brutto, sta zitto che li fai sempre così. Che gol brutto, John. Guarda, io parlo, però dopo ce n'è anzi, posso dire una cosa? Guarda, ce n'è uno dopo, Johnny, che capirai perché. Teo, questa partita qui è una miccia esplosiva per battaglia, eh. Io immagino, dopo un gol così, dopo 10 minuti, potrebbe aver già iniziato la tempesta spettinante. Comunque, Pogba di nuovo, 14esimo, Griezmann dritto per... No, non ci credo, dopo 14 minuti gliene hai già fatti 2. Griezmann è incredibile, cioè... No, zio, sta implodendo. Si infula in tutti i buchi. Si infula soprattutto. È impazzito in questo... Ancora in attacco, ho paura, 23esimo. Lunga per Griezmann, ancora avanti la porta, attenzione al fuori! Rigore, qua ragazzi. No, ma Johnny, è rosso, però due rossi in un colpo solo di tirarne fuori qua.
Non so se ha espulso qualcuno. Come se... giallo? Esatto. Ma dai, ma... Io qua lo confesso, scusate. Devo dirlo, c'era battaglia che stava implodendo, ragazzi. Non potevate capire, ve lo dico. Allora ho detto, lo grazio per il rigore. Ma cosa stai facendo? Cosa stai facendo? L'ho sparata a mia nonna che sì, la però veramente... qua io noto un po' di superiorità di Johnny Crick che la vuol far vedere. Palo! Oddio, palo. Vuol far vedere con un fare che è un po' da sbruffone, mi sembra. Ma qua. Tu dovevi la sua essere in superiorità. Con lui su Skype. Stava impazzendo, non puoi capire. Sta un po' prendendo per il culo l'avversario con questi rigori sbagliati. Attenzione. Ben Arfa la controlla per Vieira, che la ricontrolla, la copre bene qua. Battaglia di vittoria. Che inserimento di Ben Arfa che la mette dentro 3-0. Aia. Sotto il 7, ragazzi. E non vi posso. Peccato che questa partita non andrà mai in live in un video. Ma penso che la blasfemia non poteva essere contenuta. In io, ragazzi, non riuscivo a smettere di ridere. Perché c'è una battaglia che stava impazzendo. E ancora in attacco Johnny Crick. Attenzione, 77esimo. Danny Battle, però, è sulla sì, la lancia lunga. Succede, come ha fatto gola a Gabbo. Vediamo se rifunziona il suo schema. Oddio, no. Ah, no, dai, non ci credo, Johnny. Lì ho sbagliato. Ma Dani fa gol soltanto così, anche con Gabbo ne ha fatto uno che ha rinviato dalla porta e l'ha lasciato la difesa. Io purtroppo ho la foca di premere sempre X per spazzarla e poi fanno quelle cazzate. Questo di è lo schema battle, questo. Il lancio dalla porta e speriamo che qualcuno la prenda lì davanti. Fino funziona, Fino funziona, a quanto pare, sì. La difesa entra nel panico. 3-1 però, siamo... ormai verso la fine, 80esimo. Matuidi ancora, Johnny in attacco, cattivissimo. Guarda qui. Paul Pogba, vabbè, no, dai, ancora. Qui mi ha fatto i due falletti, ma guarda, ecco qua, al cartellino qui, ragazzi, esplosione atomica alla Fallout. No, rosso, ennesimo rosso per Battle che non finirà mai in 11 la partita. Non è ancora finita una quasi, forse una. E Vieira questa volta... No, Johnny. Qui Patrick fa il pallone. No, qua io immagino i capelli infuocati che non ha di battaglia. Sì, era abbastanza scontroso. Fumo dal cervello in questo momento. Prima o poi arriverà in live la partita... No, quando io ho fatto il cucchiaio, ragazzi. No, il cucchiaio... Ma Johnny, questo è proprio... Ma perché Ron, tu lo capisci? Quando battaglia esplode, devi cercare... Devi farlo esplodere ancora di più perché ti diverti. Ho capito lui, però non lo so. 88esimo, continua così. La parata. Che cazzo? Cosa? Questo l'ha montato lui. Che cazzo? Ma che cazzo ha messo? Ma che cazzo? Si è messo a fare gli autogol del re. Che cos'è? Che cos'è? È leggermente impazzito, ma si può capire. No, ma questo è Ronnino. Così 5-1. Questo vabbè. È Ronnino contro Butragueño. Lascio a te, io contro Dredd. Attenzione, ricordiamoci che sì, Butragueño, come si chiama? Rui Costa. No, Rui Costa, Butragueño di Gabbo. Attenzione, Dredd sempre in attacco col suo Frittella. Già Strollin, in questa partita perderai come al solito 1-0 dopo due minuti o andrai in vantaggio? Non lo so, Johnny, lasciamo tutto al caso. Guarda che Lorenzino. Che perla! E tu hai detto a me prima? Che gol è questa oscenità con Giovinco che dovrebbe essere a scuola? Non lo so, ma ha fatto tutto lui, l'ha stoppata, l'ha rubata, però vedi, essendo piccolo si è intruffato tra le gambe e è riuscito a... Cos'è questo gol? Non è da te, Teo. Ah, c'è la gente che si sta lamentando che non ci sono skill in questo campionato. Non c'ho giocatori che fanno skill. No, ragazzi, guarda no, qua. Io quittavo da YouTube. Vabbè, ma cazzo, era figo. Attenzione, qua lui, Ciccio Giovinco, si libera. Attenzione, non la dà Insigne, è egoista. Hanno 4 stelle. Guarda che non la passa mai, Verratti. Taci. Attenzione, Bobo. Taci. L'unico tiro che fa in tutto il campionato mette palla in porta. Esatto, Bobo viene. Guarda Bobo, dice, sì, sono io che mi trombo tutte, vedi, l'ha detto anche chiaramente a Giovinco. Si notava chiaramente tiro, l'estro creativo delle sue doti sessuali. Ma guarda che c'era, la parata. Attenzione, ancora sì, no, Candreva? I gol della merda non li so fare, ragazzi, non li so proprio fare, non entro. Perché Bobo ci ha messo 8 ore a rialzarsi? Sì. Attenzione, questo per me era rosso! Dai, era fallo, Johnny. Tutto regolare. Era netto. Tutto regolare, gli ha fatto una pacca sulla spalla per complimentarsi. Guarda lì, la difesa di Dredd è morta, ha detto. Ma perché? Non c'era nessuno indietro. Ho sfruttato il buco difensivo, lasciatomi da... Vedi, Dredd. Quest'uomo, quando ha la possibilità di pagare, yay. Ma però, cosa stai dicendo? Cioè, così è. Guarda, tra l'altro, se non faccio un gol in fuori gioco a parità, non sono contento. Sì, vabbè, questo era fuori gioco, si vedeva. Era Giovinco in fuori gioco, Verratti. Verratti.
No. Che tutti sembrano fratelli. Io ho l'Italia dei nani. C'ho Insigne, Giovinco e Verratti che fanno un metro attenzione, e mezzo. Attenzione, Dredd tenta la barriera, ma il solito culo, diciamo, paypolloso di Ron impedisce il gol. È una bella partita comunque, dai. Bellissima partita, veramente combattutissima. Io forse un po' di più. Comunque, passiamo quindi all'ultima di oggi. A quanto pare abbiamo qua il vero e buon buttaghegno di Gabby Squared contro Pelé di Delu. Il Pelé di Delu che, ahimè, diciamo, è che ancora il Pelé lì di Delu, Delu sta usando Pelé come mia nonna di 97 anni userebbe una Lamborghini. Pensavo una, ok, vi aspettavo l'iPhone, invece la Lamborghini va bene uguale. Ma che gol sta facendo però anche Gabbo? Ma cos'è sta roba? Sta zitto che tu non devi parlare. Vabbè, ah, effettivamente no, però insomma anche gli altri hanno fatto del loro per... Però questo, cioè, alla fine è sempre un tiro un po' deviato, no, ma... Deviato sì, Giovanni, è stato un po' deviato, una ciofeca. Fabregas però che insacca l'ennesimo gol. Ricordiamo una gara tra Butragueño e Griezmann per il titolo di capocannoniere qua. Infatti Butragueño prende palla, insacca il gol anche ragazzi, lui questa settimana. Però qui si vede che leggenda, non va giù, Butragueño guarda, vedi. Guarda, bam, Davide Luigi, addirittura Marcelo pacca sulla spalla. Sì, era Marcelo, penso. Chi era? O Dante? Non lo so, Gianni, però era ha fatto un bel inserimento. Perché batte il calcio d'angolo con Pelé? Perché è nano, forse, sulla carta, non si sa. Vediamo qua, Luis Gustavo, attenzione, si gira! La traversa, però, nega il gol a Delu. La sfiga anche lo accompagna in questo cammino, in queste giornate. Attenzione, Douglas Costa ancora, Butragueño ancora lui, no, ma da dove ha segnato, dai? Da dove ha segnato e come? Cos'è, Pitagora riesce a fare un gol così? Ma che gol è? Che e Gabbo si lamentava che Butragueño non segnava, era un bidone, ma gli sta facendo, gli sta salvando le partite quest'uomo. Che cazzo di diagonale ha tirato? Attenzione, Delu con i suoi soliti tiri da 831 metri. Attenzione a questa clip, cos'è Gabbo che... Cosa fa Gabbo? Sbaglia tutto, incredibile! E regala un gol così a Delu, vabbè. Gabbo era in pace, ci sarà stato Paghi che mangiava i fili. Può essere, gli avrà cagato in camera in quel momento. Che in ogni video di Paghi, di Ron si sente, di Ron, di Gabbo si sente, Paghi, no! Stava cagando probabilmente sulle sue scarpe. Vabbè, diciamo che è una partita veramente che io sto vedendo soltanto clip mi di sembra Gabbo. Un po' dell'oratorio. Oddio, scherzo, era una traversa incredibile. Scusami, un intervento al limite dell'impossibile di Marcelo, tra l'altro, adesso. Scusami, ma Gabbo ha detto che Butragueño era scarso? Sì, l'ha detto chiaramente per tutto l'inizio campionato. Un'altra traversa, ma il festival delle traverse, sta perché siamo già a 3. Però Delu non si sta comportando malissimo. No, per carità, però sta prendendo ancora 3-1, insomma. Cosa fa? Perché fa? Cosa fa? Un altro palo, un altro legno, ma cos'è sta partita? Ma perché fa la skill al limite della sua area? Ma è pazzo! Che cazzo è? Attenzione, Isco! È qua entra. Vabbè, ragazzi, dai, oh, ma che cazzo! 4-1 direi game over dopo mille legni in questa partita. Vabbè, però almeno Delu non si è comportato proprio in maniera del tutto malvagia. No, ha fatto vedere che c'è, anche se comunque un po' la sfortuna, un po' la però questo qua, Isco l'ha insaccato tutto, ancora. Non gli ha dato niente. Vabbè, ragazzi, è così, cioè, sono partite combattute. Però vedi, era molto eque le cose. Vediamo la classifica, Johnny, qua io non mollo, siamo qua a 23-21. Te lo metto che c'è la tua presenza, i 21 centimetri sono Sono tanti, anche se 23 giorni sono tanti. Ma il problema è che continuano a crescere. Sta continuando a crescere la situazione. Comunque io non mollo, però dietro abbiamo come un Gabbo che... Ron? Che cosa fai? Non mollo. Quindi tieni? Tengo duro, Johnny. Ovviamente. Dietro abbiamo un Gabby Squared che anche lui continua a tenere il passo. Batto il 13, uno stop oggi per lui. Zamp... arriva in doppia cifra per la prima volta e seguono Dredd, Frax e Delu in fondo alla classifica. Ma caro mio Johnny Crick, settimana prossima vedremo tu che affronterai il buon Delux. E quindi qua io, ahimè, non posso fare altro che augurare a Delu lo stesso scivolone che ha fatto fare a me all'andata. Maledetto gufo. Devo gufarla per forza perché sulla carta è una vittoria sicura tua, ma Delu può fare l'impresa. Sta zitto, gufo. Poi avremo Zamp contro Dredd, una bellissima partita, Battle contro Frax e poi io sfiderò il buon Gabbo che è subito che lì dietro di me. Bella partita, Dovessi failare recupererebbe i punti e andrebbe soltanto a 3 punti da me, quindi no, è tutto Ron, pericoloso lì. Posso dirti una cosa, questa è una partita che ti porti a casa sicuro. Eccolo lì, Gufo Crick, is coming. 4-0, 4 gol di Bobo. Sì, ma Gabbo ha fatto 11 gol nelle ultime 2 partite, quindi ho paura un attimino. Butragueño sta cominciando a sparare alla grande. Lo so. Speriamo che i miei nani da Germania
giardino in mezzo al campo facciano del loro meglio. Comunque, Griezmann e Butragueño sono ancora lì davanti nella classifica marcatori. Noi ragazzi vi salutiamo, speriamo che vi siate divertiti. Questa era la nona giornata, ci vediamo settimana prossima con la decima. Ringrazio Johnny, ringrazio tutti voi, lasciate un bel mi piace. E bella. Bella, rega, alla prossima giornata.